maggiori dettagli. Allora, per quanto riguarda gli incontri, questo è il primo incontro e sarà, diciamo, l'apertura sia alla presentazione del progetto, presentazione ufficiale, sia un momento per trasferire informazioni. Il programma l'avete ricevuto tutti, sarà un pomeriggio abbastanza intenso, ci sarà una presentazione del progetto, due presentazioni tematiche in cui si offriranno informazioni pronto uso, ovvero informazioni utili che potrebbero avere delle ricadute dirette sulle attività che state svolgendo e sul fare territorio, mettiamo tra virgolette per il momento. E alla fine di questi tre interventi ci sarà uno spazio aperto in cui sarete invitati a segnalare problematiche che interessano l'area di progetto, ovvero il nord veronese, il comune di Grezzana, Negrado, Rovere Veronese, e diciamo questa parte, la parte il nord veronese, che dalla città arriva fino in quasi alla montagna. E sarete invitati poi alla compilazione di un questionario di valutazione per valutare l'efficacia della giornata e delle tematiche trattate e anche la chiarezza delle esposizioni. Di, tra virgolette, di preparazione atletica, ovvero forniscono informazioni, formazione e un'informazione a supporto delle attività che state svolgendo, sia come enti pubblici sia come operatori privati. O anche in forma mista, molti di voi, e renderanno possibile determinate azioni. Ritornando alla metafora dell'allenatore, cioè l'allenatore prepara, però fa in modo di rendere possibile il conseguimento del risultato, la vittoria della squadra, usato come simbolo weekend. Voi potete attivare, avete già di per sé delle risorse, delle vostre risorse, ovvero risorse informative, risorse legate alle attività, alle competenze che svolgete. Il target del progetto, l'obiettivo del progetto è quello di metterlo a sistema. Per quale motivo? Creare una governance tra operatori e istituzioni pubbliche e private intorno al progetto. E il progetto ha come ambito di azione le relazioni tra l'urbano e il rurale. Non consideriamo di più due settori staccati tra di loro, ma cerchiamo di vedere in entrambe le componenti degli elementi di congiunzione, come rendere questi due aspetti permeabili l'uno nell'altro e come fare a rendere le nostre attività delle best practice. La soluzione è la sinergia delle attività tra voi stakeholder e le pubbliche amministrazioni, con supporto anche di una squadra tecnica di progetto, ovvero quella composta dalla direzione, dalla sezione urbanistica, dalla sezione agroambiente, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da tre università, l'Università di Venezia, Padova e Verona. Vi dicevo, è il primo di un ciclo di incontri, il primo si svolgerà a Grezzana, gli altri saranno nell'ordine a Negrado, Rovere e Verona. Adesso non vi prendo altro tempo, entriamo subito nel vivo di questo pomeriggio e invito il sindaco, il dottor Fiorentini, ad essere qui a presenziare e salutare, e lo ringraziamo come padrone di casa. Grazie. Grazie, grazie. Che dire, quando è stata proposta alla mia amministrazione la possibilità di partecipare a questo progetto, di per sé la proposta è stata accettata subito, anche perché gioco forza per le amministrazioni comunali, mettersi in gioco, cercare di capire quali sono le esigenze e le potenzialità che possono offrire gli enti superiori al comune per poter permettere il miglioramento dello sfruttamento del territorio, sfruttamento inteso come parola buona di sfruttamento, cioè come sfruttamento che può determinare
migliore economia del territorio e migliore sensibilità dell'ambiente. Quindi mi sembrava un'ottima opportunità, il progetto è pensato proprio per poter raggiungere questo scopo. È chiaro che per poterlo fare tutte le istituzioni e gli enti che sono stati nominati da chi mi ha preceduto devono gioco forza lavorare assieme. È un progetto un po' particolare, si parla tanto di filosofia, però c'è anche della concretezza. Compito delle amministrazioni locali è proprio quello di cogliere questa concretezza e le opportunità offerte da questo progetto per poter riversare i migliori risultati possibili sul territorio. Risultati che non si vedranno a breve perché il progetto è di ampio respiro, ma credo che sia una buona base per poter migliorare le relazioni tra ambiente urbano e ambiente rurale del nostro territorio. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie, ringraziamo il sindaco del Comune di Grezzana. Scusate, sono dei problemi tecnici, riuscite a vedere? Si vede un po' uno sfondo.